mi bacia il primo ragazzo che incontro. Bello questo ascensore. Potrebbe arrivare finalmente nei prossimi giorni la svolta decisiva per ultimare l'intervento che prevede la realizzazione di un'area parcheggio in via Pietro Formosa, una vicenda che si trascina ormai da diversi anni. L'area è stata cantierata nel maggio 2020 con il progetto che prevede la costruzione di due piani con 23 box e 28 stalli a rotazione, con ingresso da via Pietro Formosa, ai quali dovrebbero aggiungersi anche gli stalli ricavati nell'area attrezzata scoperta della scuola di via della Corte. I lavori sono sospesi da circa 3 anni per una serie di problemi di natura burocratica, come spiega il sindaco Vincenzo Servalle ai nostri microfoni. Quella è una situazione che purtroppo è stata sfortunata, nel senso che il nostro intento è quello, e diciamo stiamo lavorando per questo, di realizzare due piani di parcheggio al servizio della comunità dei pianesi. Una delle esigenze più forti che hanno i cittadini dei pianesi e di tutta quella zona, quel pezzo della città, è proprio quello del parcheggio. Abbiamo realizzato la piazza. In quella piazza veniva originariamente utilizzata proprio per parcheggiare le auto, si è spostato il problema dei parcheggi e si era spostato nella direzione di realizzare questi due piani di parcheggio e questo spazio sopra che è nelle immediate vicinanze della scuola. Abbiamo trovato i soldi, abbiamo fatto il progetto, abbiamo fatto la gara, ha vinto un'impresa facente parte di un consorzio di imprese che si è aggiudicato il lavoro. Hanno cominciato i lavori, dopodiché l'impresa facente parte di questo consorzio che si era aggiudicata la gara è fallita e non è riuscita quindi a portare avanti il lavoro. Si sono da quel momento innestati una serie di problemi, una serie di difficoltà burocratiche, di procedure amministrative da seguire molto complesse. Peraltro una delle cose che l'amministrazione ha dovuto fare è chiamare tutte le imprese che avevano partecipato originariamente alla gara per sapere se erano disponibili loro a subentrare, a partire dal consorzio di imprese di cui quella impresa che si era affidata i lavori faceva parte. Insomma, un macello. Lo stato dell'arte qual è? Lo stato dell'arte è che il Comune di Cava dei Tirreni ha fatto una progettazione di completamento dell'intervento con tutti i pareri, con tutti i requisiti tecnici, le risorse economiche ci sono, dobbiamo fare un nuovo bando per individuare l'impresa che vuole completare l'intervento che la precedente impresa fallita aveva cominciato. Nelle more che abbiamo fatto questo, però, abbiamo inevitabilmente avviato anche un contenzioso con il consorzio di cui faceva parte l'impresa fallita. Ci sono una serie di discussioni, come sempre succede in queste carte, gli avvocati intervengono, è intervenuto una CTU per quantificare i lavori ancora da farsi e i lavori fatti, e a un certo punto è emersa anche la proposta di fare un accordo con questo consorzio di imprese affinché i lavori li completino loro, che da un punto di vista pratico sarebbe la soluzione migliore, però ci sono delle cose, diciamo così, una transazione, un accordo da fare con questo consorzio. Quindi allo Stato l'amministrazione si è mossa autonomamente e ha fatto un progetto nuovo per il completamento dell'intervento. Nelle more c'è anche il tentativo di semplificare tutto e che il consorzio di cui faceva parte originariamente l'impresa affidataria dei lavori completi loro rapidamente l'intervento. Martedì prossimo ci sarà una riunione definitiva, da questo punto di vista è la scelta. Come potete immaginare, ovviamente questo determina dispendio di tempo, una burocrazia enorme, e quando in qualche altra circostanza ho detto ai nostri concittadini fare opere pubbliche nel nostro paese è per un sindaco,
per una pubblica amministrazione un calvario, questo è il classico esempio.